Livorno, via della Valle Benedetta, proprio qui, metro più, metro meno, ha perso la vita a inizio settimana uno scooterista, un uomo di 75 anni, è stato particolarmente sfortunato, la dinamica dell'incidente ha quasi dell'incredibile, un branco di cinghiali ha attraversato la strada, lui ha provato ad evitarli, non è riuscito ad evitare l'impatto, però, quindi è caduto, però non si era procurato ferite particolarmente gravi, è stato però poi investito da una macchina che è sopraggiunta. Motivi dell'incidente? Sicuramente il buio perché era sera e l'illuminazione stradale che qui è davvero carente, praticamente in questo tratto di strada inesistente. È più di 40 anni che la strada è così. Ho fatto richiesta di soldi. L'illuminazione c'è per il tratto delle case, però per quanto riguarda Via del Levante e di qui in su poi è tutto buio. So che anni addietro, ma anche mesi addietro, è ricapitato che sono attraversati animali, però con la macchina uno ci batte per dire non succede nulla. Però poi le macchine corrono anche abbastanza veloci. Qualcheduno sì, dovrebbe fare 50 come tutte le strade, devi fare 50, poi invece magari vai anche a che più veloce. Fossero dissuasori di velocità. Sì, dovrebbe essere stato fatto richiesta anche di quelli. Questi ultimi 2 anni specialmente richieste, però per ora non si vede nessuno. Quella che vedete qua, coperta da una piccola ombra, è ancora la chiazza del sangue, dove è stato investito il signore. Poi il signore è stato trasportato per diversi metri. L'incidente che è successo un incidente mortale perché qui ci sono tanti cinghiali. Ho detto sul giornale la Personalmente, mattina dopo. purtroppo, io l'ho letto la mattina. È successo lì vicino alla casa dei miei parenti, per cui ci è dispiaciuto molto perché è un incidente. Sono molto frequenti, sono questo tipo di incidenti, perché attraversano animali a tutte le ore, che ne è una quantità enorme e non sarebbe male se ci fosse un provvedimento di abbattimento. L'illuminazione della strada è uno dei problemi principali, perché qui non si vede, ce n'è pochissime. E poi la velocità, uno dei problemi che noi abbiamo affrontato anche una ventina d'anni fa e che non abbiamo mai potuto risolvere. Queste categorie di strade non prevedono la limitazione di velocità attraverso quelle forme di dissuasori o quant'altro, per cui non sarebbe male se ci fosse un'iniziativa che in qualche modo vedesse la possibilità di una strada provinciale di poterci mettere questi rallentatori. Questo che vediamo qua davanti, vicino alla fermata, è l'ultimo lampione di Via della Valle Benedetta, direzione Livorno. Proprio alle nostre spalle il circolino e alle nostre spalle il cartello che indica l'entrata, nella zona Limoncino. Vediamo per quanti metri si protrae questa zona senza illuminazione. Abbiamo percorso circa 1,5 km dal momento in cui ritorna l'illuminazione sulla strada, direzione Livorno.